caro Davide, noi seguiamo le imprese da un po' di tempo quando ci chiama di un signore genovese che si chiama Sergio, credo che sia praticamente settantenne, e che va definito sostanzialmente uno scambista, cioè uno che mi però dispiace. Perché ti dispiace, l'ho capito? Mi dispiace molto. Perché mi dispiace. Ti dispiace? Che mi c'entra? Dispiace, così ti devo dire. Ma perché? Mi dispiace tantissimo. Ma perché se uno è scambista, perché ti dovrebbe dispiacere se questo è felice? Perché mi dispiace per lui, per la moglie, per tutto il contesto. Mi dispiace tanto. Sergio, lei è sposato? Buonasera intanto, buonasera. Sì, buonasera, buonasera, ciao, un grande abbraccio a Davide. Ah, dunque, lei è un parenziano? No, lei è un parenziano? No. Sono parenziano di ferro. Addirittura, no. Parenziano di ferro. E io querelo. Bellissimo. E io querelo. No, Davide. Che stai dicendo? Senza? Mi cade un mito. Se mi quereli, mi cade un mito. Che dicevi, Sergio? Io sono un ammiratore della cultura di Davide Parenzo, un uomo di cultura, una cultura sterminata. Bene, però tu sei uno scambista di anni 70, cioè addirittura tu sei anche nonno magari. Sì, lo sono. Sei nonno. Sì? È nonno, è un nonno scambista, che ti devo fare? Ma tu ti eri ritirato. Cosa dice? Scusa, vado con la nonna a fare uno scambio di coppia, dai ragazzi, basta per piacere. No, non funziona così. Scusami, ma non ti eri ritirato? Sì, mi ero ritirato, te l'avevo anche detto, ti ricordi? Quella famosa frase, ho appeso l'uccello al chiodo. E invece? Che è successo adesso? E poi invece la persona che organizza, che tiene un po' di contatti, mi ha cercato, perché lui sostiene che questi giovani qua... queste nuove generazioni qua non si ma chi è che organizzano? C'è qualcuno che organizza gli scambi, organizza delle scampagnate? Che succede? No, ti spiego, lui non è che organizza, lui ha un sacco di contatti, sì? Questa persona qua, sì? E contatti soprattutto di coppie che cercano singoli, capito? A coppie che cercano singoli, benissimo. Ma voi dove andate? Nelle piazzole, mi ricordo che tu... Dunque hai ricominciato sostanzialmente l'attività, questo è il punto, no? Ho tolto l'uccello dal chiodo. Benissimo, ma tu sei anche dotato? Sì, molto. Cioè quanti molto. Centimetri? Vabbè, guarda, dove abito qua io, se lo sanno tutti, perché mi fa sempre le battute, perché è una cosa famosa per me. E dove abiti? A Genova città? Cornigliano. Come si chiama? Cornigliano. A Cornigliano sei famoso per essere super dotato, cioè che ti dicono che... Ma quanto hai? 23, 24, 25, quanto hai? Io sono vicino ai 30. Vicino ai 30? Sì, ma vicino ai 30. Guarda le foto poi. Non voglio nessuna foto, ma che stiamo scherzando? Che manda le foto? Ma siamo pazzi. Vicino ai 30, ma anche in larghezza? Sì, ma perché quando ero piccolo avevo 9 anni, mi hanno operato di ernia all'ospedale Gasini, mi hanno fatto una cura ormonale che a quell'epoca era permessa. Non credo che sia stato questo. No, è quello. Mi ha fatto sviluppare prima, mi ha fatto una cura ormonale, ti ha fatto crescere l'uccello fino a 30 centimetri praticamente. Allora, ti dico anche il nome della cura che mi ha fatto, Dianabol. Con quella cura da ragazzino sei diventato super dotato. Sì, e poi ti faccio parlare con qualcuno qua della mia zona. Ma non voglio parlare con nessuno. Non mi interessa niente. Però scusami, la notizia è che Sergio è tornato in attività. Dunque le coppiette, notizia, diciamo, che frequenta saranno anche felici. Immagino che tu sei richiesto anche per questo. Scusa, ma non va più le prestazioni di una volta. Difatti ora ho conosciuto ieri questa coppia qui che... E dove l'hai conosciuta? Lungo il fiume. Cioè sei andato lungo il fiume? Sì, in provincia d'Alessandria. Sì. E questa donna... Come si qua, chiama la località? Lido di Predosa. Lido di Predosa, spesso vanno delle coppie che cercano dei singoli che arrivano per scopare, immagino, con la donna, credo. Sì, singoli, anche coppie. Sì. Fino a qualche anno fa... Il buono era invece lì vicino a Voltaggio, dalla parte. Comunque tu sei andato là da solo, sei andato lì da solo a cercare coppiette, così passi il tempo. Sì. Questa coppia che ho trovato ieri, lei poi alla fine mi ha messo a parlare quando abbiamo finito, sì, mi ha detto che la sua passione è quella di fare venire i vecchi. Già, quella di andare con i vecchi, quella di andare con i vecchi. Farli venire. Ho capito benissimo cosa significa. Di far godere i vecchi, quella è la sua passione. Lei è proprio per lei una challenge.
Ah, un challenge, una sfida, diciamo, una sfida. Dunque, esatto, abbiamo qui, esatto, abbiamo qui un signore di 70 anni che è il nonno scambista, perché ha un nonno il quale è super dotato, 70 anni fatti a maggio, che va spesso per piazzole, ha ricominciato l'attività piazzole e anche fiumi, molto conosciuto a Cornigliano, Esatto. Ora, a te questo tipo di sesso, immagino, appassioni, cioè ti piace questo tipo di sesso? Beh, è una tendenza che ho sempre avuto. Cioè, è la tua passione, diciamo, no? Passi il tempo così, non c'è un cazzo da fare e passi il tempo in questo modo. Sì, non solo, perché tra tante cose che si fanno nella quotidianità, quando mi capita faccio una scappata. E io volevo chiedere a una nostra, diciamo, moralista di riferimento, io la chiamo così, che è Annalita Briganti, cosa pensa di questo signore settantenne? Ecco, questo è, diciamo, che idea di sessualità si è fatta la signora Briganti? Tanta tristezza, perché lo scambista singolo, cioè lo scambista in coppia può avere anche una sua dignità, diciamo, professionale, ma lo scambista singolo mi fa tanta tristezza. Ma perché secondo tristezza? Punto, quello è felice, vorrei, mi sembra felicissimo. Uno scambista singolo che si apposta sui fiumi a cercare le coppie, mi fa tristezza. Ma perché non è tristezza? Ma... non è uno scambista di alto livello, diciamolo. Secondo punto, questo signore dice tanto le misure, eccetera, anche questo linguaggio così, come dire, sofisticato, ma non ha capito niente delle donne, glielo devo dire, lei avrà 70 anni, ma 70 delle donne anni non questo ha capito fatto quasi... niente, ma che perché se... a noi non interessano le misure, non interessa la lunghezza, non interessa, non interessa la quelle... larghezza. A una donna che vuole andare con un uomo, vuole sentirsi capita, vuole sentirsi ascoltata, vuole sentirsi valorizzata. Ma non quelle che vanno nelle piazzole, ridere, nei fiumi, vuole fare una bella scena, vuole parlare di cultura, vuole parlare delle cose del mondo, vuole le misure, vuole le dimensioni. Quindi lei ha sbagliato tutto. Sergio, riaffenda tutto, Sergio, legga un libro, porti una donna a cena fuori e vedrà come vi divertite. Bene. O un uomo a cena fuori. Sergio, rispondi, Sergio. Riaffenda subito. Sergio? Sì, guardi, signora, lei ha detto una serie di cazzate, messe uno in fila, a parte il fatto che lei ha fatto la lista degli scambisti, gli scambisti più felici, quelli meno felici, ha fatto tutta la scala gerarchica degli scambisti. Beh, lo scambista singolo non è in alto, è nella catena alimentare. Lei non ha idea, allora le coppie che vanno a cercare la trasgressione, cercano soprattutto singoli o singole, glielo dico io. Perché ma lei dice che non è il vero sesso questo, rispondi a questo. No, dice che non è il vero sesso, è una cazzata questa, dai. Ma chi lo decide? Dai, qual è il vero sesso? Ma ha ragione, dai, su, ha ragione Sergio, Briganti. È un sesso malato, si riprenda, penda e faccia un sesso di testa, faccia un sesso di parola, un sesso anche adatto al passare del tempo, perché lei assumerà sicuramente sostanze mediche che non fanno bene al corpo. Lei prende Cialis? Viagra. Guardi che io prendo, prima di avere un incontro, prendo mezzo Cialis da 20 mg, mi può succedere 4-5 volte al mese al massimo, sia tranquilla che io tutte le mattine vado a correre. Tutte le mattine vado a correre, infatti la coppia che ho incontrato ieri, l'ho incontrata andando a correre lungo il fiume, per sua mangio sano. Ma mi pare una persona perfetta questo, ma chi se ne frega? Ma faccia il nonno, ma come fa a essere un nonno scambista, è una contraddizione, ma faccia il nonno, si gode un sesso un po' più sano. Ma sono... provi qualcosa in quell'animo duro, indurito dal tempo, provi i sentimenti, ma perché ma uno non può fare viva il nonno scambista, ma faccia il nonno basta. Lei è settoriale, signora, lei è settoriale, vede solo un settore. Nella vita, nella giornata, nella quotidianità, nella vita, nella giornata, ci sono vari settori, glielo dico io. Uno può fare il nonno e uno può fare lo scambista, può fare il single che si tromba due persone al fiume. Un nonno scambista che va sul fiume a cercare la coppietta non può neanche portarsi nell'attività il nipotino, ma ragazzi, allora, no, veramente, faccia il nonno e si innamori di quella. Fermi tutti, viva il nonno scambista, italiani! Italiani!